Niente, stamattina ho fatto le valigie per venire a Rimini, le valigie mie di Sara, uno zaino, però proprio mentre entravamo in macchina le si sono rotte le acque e quindi abbiamo preso un'altra direzione verso l'ospedale. Tra pochissimo entrerà in sala operatoria e quindi tra poche ore ormai diventerò papà. E buongiorno Alessandro Di Battista, intanto auguri per il piccolo. Grazie. Andrea, che ormai ha pochi giorni, ha dormito a sufficienza stanotte, come tutti i giovani padri. Beh, mi sveglio, cioè Sara mi sveglia alle 4 e me lo dà in braccio, dice pensaci tu adesso, quindi dalle 4 alle 7 ci penso io e le tento tutte per farla addormentare. Quindi fate un'equa divisione, un po', sì, della gestione del gli lavoro. Canto qualche canzone, l'altro giorno ho provato a cercare in TV quelle trasmissioni alle 4 del mattino dove i professori di fisica spiegano i principi della... Diverso. Esatto, per farla addormentare, però alla fine vuole solo la tetta. Ah, e su quello non lo posso aiutare. Senta, prima abbiamo visto un video con cui lei ha parlato con la riunione del meeting di Rimini, che è stato il vostro grande congresso in cui Luigi Di Maio ha avuto l'investitura come premier. Questo video ha creato una grandissima emozione. E la storia della sua paternità è diventata, sì, una storia praticamente macropolitica, no? È diventata una storia con un enorme impatto emotivo e con anche, diciamo, la capacità di dare uno spin su quello che lei vuole essere, la paternità, forse starci, forse non starci. Insomma, si aspettava che la paternità diventasse un atto così politico? Ma non lo so, io semplicemente ho dato la notizia perché dovevo essere presente al nostro meeting e non potevo partecipare chiaramente. Poi io mi sto rendendo conto in queste settimane, negli ultimi mesi, prima la verità, dico la verità, il movimento era la prima cosa alla quale pensavo la mattina e l'ultima alla quale pensavo prima di andare a dormire. Adesso c'è un'altra priorità, cioè questa è la verità. Quando mi sveglio presto non è che mi sveglio per vedere la rassegna stampa che l'ho annullata. E questo tra l'altro mi ha garantito una minore quantità di bile, ma mi sveglio per cambiare un pannolino. Ed è incredibile come la vita ti dia ogni giorno, ti sorprenda. E quindi, senta, sì, per me educare un figlio può anche essere un atto politico, io lo voglio educare ad essere sufficientemente ribelle, dico sempre sufficientemente perché non vorrei che a 14 anni poi pagherò queste parole, e anche a non aver paura perché vedo che questa è una società governata dalla paura più che dai partiti. In che senso? Che per esempio i giovani maschi oggi, quelli della sua generazione, hanno paura di avere figli? Beh, molte persone, molti ragazzi e molte ragazze più che paura hanno difficoltà ad avere figli perché hanno difficoltà, i diritti economico e sociali in questo paese sono stati privati, ci hanno privato i diritti economico-sociali ogni giorno molto lentamente negli ultimi 20 anni, per cui c'è difficoltà a mettere su famiglia. Poi non lo so se i maschi abbiano paura. C'è in generale nella nostra società la paura anche del legame, dei legami sentimentali, paura di essere abbandonati. Da parte dei maschi e delle femmine? Da parte di tutti. Io vedo proprio che è la paura che ci governa e che ci fa fare scelte o non ci fa fare le scelte che vorremmo fare. È arrivato questo bambino e io sono molto contento e chiaramente mi ha rivoluzionato tutto. Anche nella scala delle mie priorità c'è lui. Questo vuol dire che si impegnerà meno in politica? No, al contrario. Sembra un paradosso, però paradossalmente appunto il cambio delle mie priorità mi consente ancora di più di avere forza, perché c'è una creatura che ha 14 giorni e che si merita, come tanti altri bambini, un paese un po' più pulito. Sì, un paese più... E questo significa anche che si ripresenterà? Io non parlo mai, io rispondo a tutte le domande tranne che alle domande relative alle candidature. Non l'ho mai fatto perché sennò si parla di candidature e non dei temi che vorremmo invece portare avanti e sui io quali però parlare. Io prendo il fatto che lei si rifiuta di dire un sì o no come un'apertura alla possibilità. Ma ognuno quando mi sono rifiutato in passato, quando mi dicevano ti candiderai premier del Movimento 5 Stelle, consideravano un'apertura, poi a candidarmi, poi ho scelto di non candidarmi perché preferisco, secondo me attualmente il mio ruolo all'interno del Movimento 5 Stelle è più da libero battitore. Io
mi sento più libero in questo modo. Ognuno è fatto come è fatto. Io, grazie a Dio, c'è Luigi che ha un altro carattere rispetto al mio e questa è la forza Ecco, del ma ci movimento. dice che cosa significa questo? Perché questa sua frase, io mi vedo come un libero battitore, ha dato, diciamo, adito a moltissime speculazioni. I giornalisti sono fatti per speculare, mi No, no, la verità, dispiace. io l'azione politica più E importante. naturalmente, in un momento di grande cambiamento del Movimento 5 Stelle e anche di fronte a una campagna elettorale che porterà a un nuovo equilibrio, si è detto forse questo significa che Di Battista non vorrà avere un ruolo fisso, fermo all'interno del movimento, rivendica mani libere No, per fare questo un po' il CE della no, situazione. Lei lo sa che il CE è sempre stato, la diciamo, sua avvicinato al suo passione, nome. la mia. È stata anche la mia passione da No, per giovane, carità. sicuramente. No, le dico la verità, io le azioni, io ho fatto tante battaglie in aula, tantissime, e continuerò a farle fino alla fine della legislatura, però l'iniziativa politica, secondo me, più significativa che ho fatto è stata quella al di fuori dei palazzi, in giro per l'Italia, a difesa della Costituzione, e credo anche di aver avuto un ruolo importante nella vittoria del referendum. Questo intendevo. Il movimento è fatto da tante anime. Ci sono delle figure che sanno fare un lavoro migliore anche di organizzazioni. Sto vedendo Luigi che lavoro sta facendo anche per unire un Movimento 5 Stelle che è molto molto unito su temi, su programmi, e ci sono persone come me che hanno un altro carattere, che si trovano più a loro agio in piazza e a fare delle battaglie anche Quindi fuori dal come possiamo Parlamento. immaginare, diciamo, il nuovo assetto? C'è Luigi Di Maio che sarà la parte più istituzionale e lei che non avrà incarichi istituzionali No, ma no, almeno dentro. non c'è adesso questo discorso. Per noi è importante vincere le elezioni, e per me si può vincere le elezioni soltanto se convinciamo le persone che pensano che siamo tutti uguali e che non vogliono andare al voto ad andare a votare. E Sì. si possono convincere in Sicilia, come nel resto d'Italia, si possono convincere esclusivamente attraverso i programmi. Dato che la situazione è drammaticamente difficile per il Movimento 5 Stelle, per me è anche difficile in Sicilia perché io vedo delle accozzaglie di partiti tutti contro il Movimento 5 Stelle, di liste civetta che nascono, di candidati impresentabili all'interno, per esempio, delle liste di Musumeci. Io qui ho portato una grafica per far capire che chi vota Musumeci vota in realtà Cuffaro, vota Miccichè, vota Genovese che candida il suo figlio, Genovese è uno che è stato arrestato e poi condannato per corruzione. Questo è il dramma. E soltanto che il movimento fa così paura che in Sicilia tutti si uniscono contro di noi anche nel resto d'Italia Ma alle voi prossime stessi in elezioni politiche. Sicilia scontate una fortissima difficoltà, no? Anche No, noi sul siamo la prima forza candidato. politica in Sicilia e in Italia. Sì. Dato che siamo, dico in Italia nel senso nel resto d'Italia, dato che siamo la prima forza politica e che non facciamo mai alleanze e coalizioni da sempre, tirano fuori delle leggi, anche la legge elettorale appunto per le prossime politiche, che premia la coalizione che va contro il Movimento 5 Stelle. E per me questo, io lo dico proprio in maniera proprio leale, per me questi sono colpi di Stato istituzionali fatti in Quindi Parlamento. lei dice noi vinceremo in Sicilia nonostante No. tutto? Io non dico questo, per me vincere in Sicilia è molto difficile, anche se siamo la prima forza politica del E Paese. allora mi perdonerà se dico che magari state mettendo le mani avanti con tutte queste accuse? No, perché se noi, io ho passato agosto, tra l'altro, con Sara incinta al nono mese in giro per la Sicilia, per cui per noi è importantissimo, non stiamo per niente mettendo le mani avanti. Per me vincere in Sicilia ci potrebbe dare quella spinta molto importante per vincere le prossime elezioni politiche. Non metto le mani avanti. Vedo che da una parte c'è il Movimento 5 Stelle, dall'altra parte liste di impresentabili, Cuffaro, ripeto, Miccichè, Genovese, tutti che si uniscono contro di noi, ed è obiettivamente difficile quando hai a Va che fare bene. con anzi centinaia di candidati che hai contro, con delle Senti. leggi elettorali, dottoressa, annunziata, che premiano Ecco, la esclusivamente le legge, coalizioni. parlando di leggi elettorali, è stata appena, diciamo, licenziata dalla Commissione la nuova legge elettorale. Voi MDP siete scontenti. Come procediamo da qui? Cioè, come procediamo nel senso, come procedete voi da qui? Allora, martedì arrivi in aula. Io ne ho anche le scatole piene di parlare di legge elettorale, però il problema in questo paese, dove molti accusano il Movimento 5 Stelle di essere una forza politica di inesperti, hanno prodotto le ultime due leggi elettorali incostituzionali. Il Porcellum, tra l'altro il Presidente della Repubblica Mattarella era giudice ed ha bocciato, e poi l'Italicum, che purtroppo il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato e poi è stato bocciato dalla Corte Costituzionale. Per me nessun paese al mondo si fa una legge elettorale a 2 o 3 mesi dalle elezioni
elezioni e nessun paese al mondo si fa una legge elettorale a 2 o 3 mesi delle elezioni, con tutto il mondo, colleghiamolo anche ai fatti in Catalogna, che chiede comunque maggiore rappresentatività, maggiore possibilità appunto di intervenire, una legge elettorale che impedisce di fatto ai cittadini di eleggere direttamente i 2/3 del Parlamento. I 2/3 del Parlamento verranno decisi da partiti politici. Se questo non è un colpo di Stato istituzionale fatto per colpire i cittadini e quindi il Movimento 5 Stelle, e questo mi onora anche che quando per colpire il Movimento 5 Stelle purtroppo devono colpire gli interessi dei cittadini, per me questo è un colpo di Stato istituzionale. Noi ci opporremo in aula, mi auguro che il Presidente della Repubblica non lo firmerà. Questo voglio sapere, Di Maio si è presentato alla Presidenza della Repubblica, ha chiesto questo? Ha parlato di tante questioni, gli ha anche spiegato quello che è il nostro programma di governo, il nostro progetto. Ha chiesto che Mattarella non firmi o non appoggi questo. Questo non lo so, gli ha sollevato i giustissimi dubbi e le nostre preoccupazioni su una legge elettorale che colpisce gli interessi dei cittadini. Ma io spesso cito nei comizi Mark Twain. Mark Twain diceva: se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare. E infatti per me quando potrebbe fare un po' di differenza non ce lo lasciano fare, non ci hanno fatto votare dopo il referendum costituzionale perché però il Movimento 5 Stelle era fortissimo. Ci fanno votare quando i partiti politici già si fanno una legge elettorale che non consentirà a nessuno di vincere, a nessuno di governare, cioè a far vincere e governare tutti tranne il Movimento 5 Stelle. Mi meraviglio anche di Salvini. Il problema è capire se avete oggi la forza per andare contro questo, perché c'è una parte dell'opinione pubblica che è d'accordo con voi, anche una parte delle forze politiche in Parlamento, magari una piccola parte. Cosa farete al di là di fare questa... Le tenteremo per tutte, esempio, poi siamo ovviamente... Aventino? Porta sempre male l'Aventino. L'Aventino non c'è quasi niente. Allora, io lo dico in maniera anche questa abbastanza schietta. Gli italiani non se la possono prendere soltanto con Casini, Alfano e Verdini, Renzi, Boschi, eccetera, eccetera, e non possono non aver memoria. Io ricordo, era lei che intervistò qui la Boschi e gli chiese: ma lei abbandonerà la politica qualora dovesse perdere il referendum? Lei disse sì, mi ricordo che lei le disse alla Boschi: questa è un'ottima risposta, ce la troviamo sottosegretaria. Ecco, gli italiani hanno una responsabilità. Per me questo paese noi lo tiriamo su fino a che ci saranno italiani che scendono in piazza per fischiare Ventura e la nazionale italiana che gioca malissimo, questo è un altro discorso, e non scendono in piazza per vedersi garantito il diritto a scegliere i parlamentari, cioè il diritto al voto. Quando gli italiani vengono privati di questi diritti, devono scendere in piazza. Questo fa l'opinione pubblica. Quindi il Rosatellum è un colpo di Stato istituzionale? Istituzionale, sì. Assolutamente. Fatto ad hoc per colpire la forza politica, che è la prima forza politica del Paese, il Movimento 5 Stelle. Però, pur essendo voi il 25%, mi sta dicendo in questa conversazione che avete pochi strumenti per fermare questo colpo di Stato. Abbiamo strumenti parlamentari. Noi con l'ostruzionismo in Parlamento siamo riusciti a bloccare tante porcate. Poi chiaramente ci saranno delle altre strade qualora dovesse passare. Sarà una battaglia all'ultimo colpo questa. A me fa anche molta tristezza dover fare battaglia ancora sulle leggi elettorali. Ma non è colpa del Movimento 5 Stelle se i partiti degli esperti hanno prodotto 2 leggi elettorali abusive, illegali, truffaldine come Porcellum Italicum. Non è colpa nostra. Per noi, e lo ribadisco ancora una volta, il Parlamento dovrebbe occuparsi di altro e si dovrebbe andare al voto con le leggi uscite dalla Corte Costituzionale. Uno dei problemi che voi avete nell'avere questo, nel tenere la linea delle battaglie politiche in Parlamento è quello solito, non fate alleanze con nessuno. Ma con chi questo caso, per esempio, con l'MDP, con altri gruppi che magari hanno capacità di contestare queste leggi radicali, per esempio, cioè, non potreste organizzare una discussione, cioè un'alleanza parlamentare? Perché stare sempre da soli? Però non ho capito la domanda. Alleanza parlamentare che significa? Sulla legge dovrete fare degli accordi, insomma, All'interno del Parlamento si fa questa discussione, soltanto che gli altri si sono tutti messi d'accordo, ma è sempre stato così. Entriamo in Parlamento come prima forza politica del Paese alla Camera e non abbiamo la maggioranza perché c'è il premio maggioranza incostituzionale. Rieleggono Napolitano per la seconda volta per ostacolare il cambiamento. Applicano ghigliottine per regalare quattrini alle banche e per espellere il Movimento 5 Stelle dal Parlamento. Io ho avuto, credo, 84 giorni di espulsione dalla Camera dei Deputati e non ho mai picchiato nessuno, mai, anche se non le nego che qualche volta desidero ci potrebbe anche essere. Come vede in questo momento come vedi in questo momento tutte le ultime
le ultime divisioni all'interno della sinistra. Sono due e litigano tra di loro. Secondo lei l'MDP e PD è finita definitivamente? Non lo so. Perché questo potrebbe creare in Parlamento, diciamo, altre forze, non necessariamente tutte. Io ho smesso allineate. Di votare il PD o comunque diciamo il centro-sinistra proprio perché erano in tre e litigavano in tre. Litigano su poltrone, su correnti, Pisapia contro Speranza, Speranza contro Pisapia e non parlano mai di problemi dei cittadini. In più hanno votato tutte le indecenze che ha presentato il governo Renzi, tutte quante, e oggi cercano un po' quindi di smarcarsi. Quindi per lei diciamo, non vede la possibilità della crescita di forze non allineate alla maggioranza del Parlamento? Non lo so, questo lo decideranno gli italiani, loro hanno tutto il diritto di presentarsi. Ma io con chi dovrei fare un'alleanza? Con Salvini, che oggi baratta la possibilità, da parte sua, lui dice di voler andare al governo. Oggi Salvini, avallando questa legge elettorale, sta dicendo il prossimo governo sarà il governo Renzi-Berlusconi, al 100% con questa legge elettorale, però io mi accontento di avere qualche poltrone e qualche seggio in più. Devo andare con Salvini, devo andare con Bersani, devo andare con MDP, che ripeto, sono tre e litigano tutto il giorno tra di loro senza mai parlare di un progetto, di una proposta e di una soluzione per l'Italia. Ma parlano mai del capitalismo finanziario? Se passa questa legge Rosatello, siamo di fronte al fatto che più o meno diciamo, voi non vincerete. L'ha detto lei, esatto. Cioè, si rende lo conto. Date per scontato. No, ma l'ha detto giustamente lei. È democratico un paese che fa una legge elettorale non per garantire diritti a coloro che votano, ma per andare contro la forza politica. Vorrei sapere, voi siete consapevoli del fatto che non vincerete se passa il Rosatello? E poi faremo qualsiasi valutazione, qualora dovesse passare. Io mi auguro che non... Io spero ancora che non passerà e mi auguro, tra l'altro, che il Presidente della Repubblica... si ricordi i vizi di incostituzionalità del Porcellum e dell'Italicum che purtroppo ha firmato, sbagliando, perché il Presidente insomma, Mattarella ha firmato una legge incostituzionale, insomma, in parte Mattarella incostituzionale. Vi aspettate un qualche... Io mi aspetto prima una risposta dagli italiani, che lo so che ne hanno le scatole piene come me di parlare di legge elettorale, ma qua la legge elettorale che cos'è? Sono le regole che permettono della formazione del nuovo Parlamento. Ma voi oggi, se passasse da Mattarella diciamo un segno, Mattarella quando parla il Parlamento il Quirinale non può parlare, quindi dato che insomma... Dato che però può rimandare delle leggi alle Camere, dato che in Italia si parla più di calcio che di diritti, purtroppo, io vorrei dire agli italiani che questa legge è come una squadra di calcio che ne va a affrontare un'altra che si è comprata l'arbitro e già sa che avrà 4 rigori a favore. Questa è la legge elettorale. Vabbè, se passa il Rosatellum ed è di fatto, come dice lei, un colpo di Stato istituzionale e voi perdete, vi avviate a 5 anni di opposizione. Però deve ancora arrivare in aula martedì, c'è una battaglia parlamentare, deve poi arrivare al Senato, questa legge deve essere firmata dal Presidente della Repubblica, ci sono dei quindi mesi sono in cui faremo battaglia. Su cui farete battaglia. Per vabbè. Forza, sperando che l'opinione pubblica si accorga dei rischi contenuti in una legge che permette ai partiti di scegliere 2/3 dei parlamentari. Io volevo tornare un attimo su una cosa al vostro bambino, perché per esperienza di tutti noi genitori, quando nasce un bambino, si vedono tutti i problemi della società da un altro punto di vista. Lei lo vaccina, vero? Sì, abbiamo deciso di vaccinarlo. Questo l'aveva già confermato? Sì, ce l'avevo detto. Ecco, tra 2 anni andrà al nido, immagino che sarà un nido diciamo, dove arriveranno anche altri bambini di diverso colore di pelle. Molti di questi bambini probabilmente saranno, per il meccanismo anche dei nidi, eccetera, eccetera, dei bambini nati in Italia ma senza ius soli. Su questo che posizione ha lei? Allora... Almeno su questo? Sì, no, io ho detto tutte le posizioni. La posizione del Movimento 5 Stelle rispetto allo ius soli, non ci siamo astenuti alla Camera e qualora dovesse arrivare al Senato, ma non arriverà al Senato, abbiamo deciso di astenerci, questo perché riteniamo che la questione relativa alla cittadinanza, dato che chi diventa cittadino italiano diventa cittadino europeo, debba essere affrontata in ambito europeo. Però vorrei dire un'altra cosa. Che vuol dire? Se ne rimanda a livello europeo? Questa è la nostra posizione. Cavallo, si dice, però no? Questa è la nostra posizione. Ho capito, vorrei... ma è una posizione evasiva. E magari lei non sarà d'accordo. Semplicemente che è evasiva, non è una risposta all'Italia, è una risposta all'Europa, si rimanda all'Europa. Abbiamo deciso appunto di astenerci in quanto riteniamo che questa questione sia una questione molto più ampia da affrontare appunto in ambito europeo, perché la cittadinanza dei singoli paesi membri appunto della comunità europea è legata alla cittadinanza europea. Sono tutti d'accordo su questa posizione dentro il Movimento 5 Stelle? Abbiamo votato tutti quanti all'unanimità astenuto alla Camera. Però vorrei anche dire una cosa, cioè...
Chi deve portare lo Ius Soli in Parlamento? La maggioranza e il PD. Mm-hmm. Perché oggi Veltroni fa gli appelli al Movimento 5 Stelle? Ma li facesse al suo partito gli appelli. Ma in che paese, ripeto, esiste un governo dove un membro del governo, il ministro Delrio, fa sciopero della fame, tra l'altro ad ore, gli scioperi della fame era seria, e fa uno sciopero della fame contro la scelta del governo di cui fa parte? Ma uno si dimette se ha un minimo di onestà intellettuale. Se è contro una scelta così importante per lui si dimette, non che fa uno sciopero della fame. Ma quando mai si è visto un ministro che fa uno sciopero della fame contro il suo governo e continua ad essere ministro? Il governo che non porta la legge in aula e danno la colpa a questi del PD al Movimento 5 Stelle. Io le dico quello che penso io di questa storia qui e lei mi dice sinceramente quali sono le varie posizioni, se ci sono varie posizioni dentro il Movimento 5 Stelle. Facciamo questa trattativa. Io le dico che sono d'accordo sul fatto che lo sciopero della fame trattato come elemento di trattativa interna è sbagliato. Sono d'accordo con lei. Allora, dentro il suo movimento, sullo Ius Soli, siete tutti quanti d'accordo? Alla Camera, quando è arrivata alla Camera ci siamo astenuti tutti quanti. E non ci sono altri segni di disaccordo all'interno del movimento su altre questioni? Vuole dire che ci sono... Dato che lei mi chiede sempre sincerità, io la dico. Certo. Cioè, ha mai partecipato a una riunione di condominio? Penso che le persone litigano pure per l'altezza di una siepe. Io ho una forza politica di massa, come quella del Movimento 5 Stelle, che ha unito evidentemente tantissime anime, perché c'era chi come me votava centrosinistra e c'era qualcun altro che votava centrodestra. Unita e granitica come la nostra non l'ho mai visto. Poi ci sono evidentemente discussioni, si parla, alle volte non si è d'accordo, ma viva la faccia. Però da qui a dipingere il Movimento 5 Stelle, che ha sempre votato in maniera compatta, come una forza politica divisa, quando, ripeto, guardate dalle altre parti, litigano ma per i leader, non le leader. Io potevo candidarmi come premier. Le posso dire, Di Battista, che le forze politiche litighino è per me una cosa positivissima, perché esatto. Soltanto nei regimi autoritari le forze politiche non sono... Sì, quello che mi sorprende è che non il Movimento 5 Stelle ha ancora questa reticenza ad ammettere il dibattito interno. Ma no? Per niente, io gliel'ho appena ammesso adesso, facendo il paragone con le riunioni di condominio, si figuri. E quindi voglio dire, facciamo un attimo il punto se questa cosa... Lo so che sembra difficile, però per noi contano di più, per me e per il Movimento conta di più cosa fare che chi lo fa. Io vedo che i partiti politici litigano su cosa? Su poltrone, su correnti, su chi piazzare a destra e su chi piazzare a sinistra. Io potevo candidarmi come candidato premier del Movimento 5 Stelle. Perché ho deciso di non farlo? Perché ho pensato che in questo momento Luigi avesse appunto delle possibilità maggiori, avesse lavorato in maniera molto importante e che la mia utilità, che io appunto che sia migliore in questa fase che io faccia altro, però potevo candidarmi, ma io non è che sono geloso di Luigi e lo sosterrò fino alla fine. Ma io non penso cioè il concetto del movimento è che contano le proposte di legge, contano i temi, contano non i credo, programmi. Non vede credo. Che siamo gli unici che parliamo di programmi no, e c'ho difficoltà pure a parlare in televisione. Stiamo parlando di programmi, guardi, che la questione della gelosia a me non mi è manco venuto in mente di no, pensare che lei però, fosse geloso. Però lo scrivono quotidianamente bene, per provare io, a dividerci. In questo caso non stiamo parlando di quello, stiamo parlando di programmi, perché per esempio noi abbiamo notato una fortissima tensione tra un gruppo di cui forse in maniera differenziata è parte anche lei, sull'andamento delle primarie e sulla scarsa partecipazione del voto, sono soltanto 37.000. Questo è una, come dire, è un discorso molto importante, sulle primarie si è spaccato il PD. Ecco, insomma, quali sono le posizioni oggi su questo nel movimento? Diciamo, o sul sindacato, possiamo fare un discorso sul sindacato? Ma chi è contrario a quel che ha detto Luigi sul sindacato? Mi scusi, ma per me i grandi sindacati sono responsabili della distruzione dell'Italia come i partiti politici, perché per me la grande dirigenza della CGIL è stracollegata al Partito Democratico, tant'è vero che gli ultimi segretari della CGIL sono finiti dritti dritti posti in Parlamento. Ma lei è sicuro che per esempio Fico è d'accordo con lei sul Assolutamente, sindacato? Ma non è che ci metto la mano sul fuoco, due, è sempre stata una battaglia, ma non perché non pensiamo che il sindacato appunto sia importante, è importantissimo, ma hanno smesso da anni di difendere gli interessi dei lavoratori, difendere gli interessi sempre o dei potenti o dei partiti di turno, tant'è vero finiscono direttamente in Parlamento e voglio vedere se la Camusso non sarà candidata. Quindi, in futuro con il Partito Democratico. Ma certo, e ma anche, sullo Ius Soli abbiamo detto sì, di ma anche sul sulla candidatura, io avevo sì. La possibilità di candidarmi e di sfidare Luigi, non l'ho fatto perché ho ritenuto opportuno non farlo, però non è che nessuno mi ha detto non farlo, cioè è stata una mia scelta.
Cioè all'interno del movimento chiunque si poteva candidare come premier. L'ha fatto Luigi, che ha vinto. Io ho votato Luigi, ora lo posso dire perché non l'ho detto sì, prima. Sì, ma io questo cioè, non... questa è la logica del movimento, che è differente chiaramente da partiti politici, però, ma ben venga. Però per esempio, diciamo, l'intera vicenda di Fico, che è una persona, diciamo, molto importante. Eccezionale. Esatto, eccezionale. Noi grande. Abbiamo avuto ospite qui molte volte. E che ha un'origine un po' diversa politicamente da che poi il Movimento 5 Stelle ha raccolto persone di varia esperienza politica, sembra essere almeno su questioni come le primarie, come il Ius Soli, come il sindacato, eccetera, sembrerebbe essere su altre posizioni. Le assicuro di no. Come Roberto ha votato come tutti alla Camera e sul sindacato penso che lui ce l'abbia, proprio perché viene magari da quell'area, come me del resto. Quindi aveva il mal di testa ce quel giorno che non è andato sul palco? No, c'era sul palco, c'era su a Rimini, poi io non c'ero a Rimini, alcune sì, cose, ripeto, insomma, non so non come, ha parlato, sono, aveva il come mal sono di andate testa perché stavo al Fate Bene Fratelli. Sì. Però le dicevo, proprio chi viene da quell'area, magari area di sinistra, io per esempio provengo da quell'area, per me l'anti-berlusconismo era un valore, poi si è sentito maggiormente tradito da coloro che facevano finta di opporsi a Berlusconi, ma ci facevano accordi assieme, cosa che oggi è sotto gli occhi di tutti. Oggi Renzi e Berlusconi stanno stringendo un patto per andare a governare insieme alle prossime elezioni con questa legge. Ma io stavo tentando di capire che forma prendeva il nuovo movimento. Però per dirle, coloro che provengono da quell'area ce l'hanno ancora perché, di più con il comportamento dei grandi sindacati. Io non ce l'ho con gli iscritti della CGIL, per l'amor di Dio. Ce l'ho con chi ha, diciamo, governato i grandi sindacati negli ultimi anni, che si sono fatti sfilare l'articolo 18 in maniera veramente così semplicemente, passare il Jobs Act semplicemente, fanno sì manifestazione, ma alla fine quali lavoratori sta difendendo il sindacato oggi? Semplicemente, un giorno magari convochiamo Landini e lei semplicemente ci sarà, tracciamo una linea sul semplicemente. Landini... Io l'ascolto Landini e penso che sia una persona che crede in quel che dice, però per me oggi i sindacati devono dimostrare ancora più forza, perché non ce l'ho con Landini, però per me in tanti si sono svenduti al sistema, da quello che penso. Insomma, Fico aveva il mal di testa quel giorno, no, questo penso, lo abbiamo penso messo, che fosse in, è l'unica spiegazione che ci è rimasta sul tavolo. Vediamo un attimo questa storia che mi affascina molto. Il Movimento 5 Stelle ha prodotto moltissime donne molto interessanti, non soltanto due sindaci, Appentino, Raggi, eccetera, ma moltissime donne molto interessanti che però sembrano essere al centro di una continua turbolenza, insomma, no? Forse perché sono donne. Sono donne, sì. E questo è il punto. Perché vedo che questo è un paese che attacca in maniera incredibile le donne. A Virginia Raggi gli hanno appioppato 4 relazioni sentimentali sessuali da quando è sindaca di Roma. Ah, quindi per lei dice è una turbolenza legata al fatto che reagiscono in maniera nervosa, si sentono più fragili no, rispetto... No, no, per me Virginia è chiara, magari si stava riferendo all'Appendino, reagiscono con grande forza. Io le stimo tantissimo, perché qua ormai il tiro al piccione è segnato. Da qui alle elezioni qualsiasi persona appunto abbia voglia di finire sulle prime pagine dei giornali, è sufficiente che attacchi Virginia Raggi o Chiara Appendino. Finiscono tutti sulle prime pagine dei giornali, come Calenda che recentemente ha fatto quella polemica. Però ci sono turbolenze anche tra queste donne, giustamente. Io le devo dire che personalmente penso che la turbolenza tra donne sia esattamente giusta come la turbolenza tra maschi. Quando c'è un dibattito politico si fa il dibattito politico. Però dentro, diciamo, al momento 5 Stelle, la Lombardi in particolare, un politico secondo me di altissimo spessore. A proposito, sarà lei il candidato alla regione o dovrà fare qualche primaria finta? No, perché primaria finta? Perché finora le primarie che ha fatto Luigi sono stati Luigi e un po' di sconosciuti. Però io mi potevo presentare. E ho deciso di non presentarmi io. Roberto Fico si poteva presentare, Paola Taverna si poteva presentare. Abbiamo deciso questo perché crediamo in Luigi, ma è così. Lo so che sembra difficile perché, ripeto, ma dalle allora altre perché parti... Ma perché mettere 7 persone non perché adeguate a correre comunque? Perché? Non adeguate nel senso non adeguate perché numericamente. Per noi conti, non adeguato, ok. Ma chi mi conosceva a me 5 anni fa? Il Movimento mi ha dato l'opportunità di entrare in Parlamento, io non c'avevo santi in paradiso, neanche conoscevo Beppe Grillo, non c'avevo una lira per la mia campagna elettorale, l'ho fatta con 144 euro e oggi sto qui di fronte a lei a parlare di politica facendo parte della prima forza politica del Paese, ma non è un miracolo già questo?
Questo è il nostro metodo, poi aumenteranno gli iscritti. Anzi, ecco, dico, e tornando alla Lombardia, alla ci sarà la votazione tra di lei, ci sono anche altri candidati, ex consiglieri regionali, tra l'altro, anzi attuali consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle e Regione Lazio, ma io non dico e chi voterò. E l'attenzione Raggi Lombardi, che c'è sempre stata, che continua a essere una discussione aperta? No, chi lo nega che ci sono stati dei momenti in cui c'è stato un po' di tensione, ma penso che siano delle questioni assolutamente appianate. Ma non è che, diciamo, tutte queste tensioni intorno alle donne e tra le donne abbia a che fare che magari anche dentro il Movimento 5 Stelle c'è un po' di elemento maschile dominante? No. Il Movimento 5 Stelle penso che abbia prodotto un numero altissimo appunto di candidate e poi elette del Movimento 5 Stelle nelle istituzioni senza stupidità che sono le quote rosa, tra l'altro veramente maschiliste le quote rosa. Sono d'accordo, quote rosa non siamo a favore. Incredibile. Parlando però della Raggi, la prossima settimana ci sarà finalmente un incontro tra Calenda, dovrebbe esserci tra Calenda, il ministro Calenda e Virginia. Perché tanto tempo? Perché rifiutarsi di parlare con Calenda? È una cosa per voi positiva o negativa che il governo abbia aperto questo tavolo? Ma quando mai ci siamo? Noi siamo entrati in Parlamento pure anche per confrontarci con le istituzioni, però penso sia una polemica sterile che ha tirato fuori Calenda, che penso che anche lui si avvicina alle elezioni, magari ha altre mire e anche lui sa che basta attaccare la Raggi per finire sulle prime pagine dei giornali. Ma penso si siano parlati, ora si vedono, non so, proprio questa polemica sterile la lascia a Calenda. Beh, una polemica sterile, però voglio dire, è una polemica di grande livello, perché sì, diciamo, ma è sterile, cioè lui dice non mi ha risposto, anche la Raggi ha avuto, come dire, molte esitazioni su questa roba, no? Cioè non conveniva aprire... Ma assolutamente no, poi magari in quel giorno, non lo so, era impegnato a fare altro, ma si sono sentiti. Comunque c'è il Ministro dello Sviluppo Economico e la Comune di Roma a rispondere su questo. Che cosa volete esattamente da questo tavolo? Ma questo, ripeto, è responsabilità del sindaco di Roma, occorre che chieda a lei. Almeno qualche idea come romano ce l'ha? Beh, io penso veramente che occorra del tempo e che il Movimento 5 Stelle debba essere giudicato a Roma al termine di una consigliatura. Perché per fare un appalto pulito in questa città che è stata in mano alla criminalità organizzata negli ultimi anni occorrono 8-9 mesi, 7-8-9 mesi per fare un appalto non assegnato direttamente agli amici degli amici. Per cui ci vuole del tempo in una città che pensate a 15 miliardi di euro di debiti quando la Sicilia ne ha 5,6, tutta la regione Sicilia. Immaginate le difficoltà, ci vuole del tempo. Ma quanto tempo avete bisogno? Una consigliatura vogliamo, come una tutti. Consigliatura. Gli hanno dato i romani a disposizione dei partiti politici che li hanno sventrati 30 anni, noi vogliamo 5 anni di tempo per poter governare. Al termine dei 5 anni, come vuole la democrazia, verrà giudicato il lavoro del Movimento 5 Stelle della capitale. Di Matteo sarà ministro dell'Interno, a Davico farete una proposta? Io stimo moltissimo sia il PM di Matteo che Davico. E non parlo appunto di ruoli non ruoli. Davigo penso proprio che lui stesso sia dell'opinione che i magistrati debbano fare i magistrati. E tra l'altro per me questo è anche corretto, nel senso, per carità, non è che i magistrati non abbiano i diritti civili e politici come tutti gli altri cittadini. Però, ecco, io Davigo e il PM di Matteo sono contento che facciano i magistrati. Tra l'altro ora Davigo lo stanno attaccando in maniera incredibile, sì, esatto. Perché ha possibilità di entrare nel CSM, questo. Ed è vergognoso l'attacco. Ma Di Matteo invece sembrava molto più... Davigo ha, diciamo, in qualche modo negato ogni volontà di fare politica. Ma anche queste sono state Di Matteo invece sembrava più vicino all'idea di fare politica. Sono state chiacchiere, siccome l'abbiamo invitato Di Matteo, la prima volta lo invita io a un evento alla Camera, appunto, parlando di leggi a contrasto della mafia e della corruzione, che oggi è diventata l'arma principale in mano alle mafie. Io vorrei dire che veramente queste organizzazioni criminali estremamente subdole si trasformano giorno dopo giorno. Un tempo compravano i politici, oggi piazzano direttamente i loro uomini nelle istituzioni. È pericolosissimo il lavoro che stanno facendo sporco le organizzazioni criminali in Italia. Quando l'abbiamo invitato, siccome è venuto e ha parlato del suo lavoro, delle sue idee per contrastare i fenomeni mafiosi, è stato associato al Movimento 5 Stelle. Ma queste sono state lui delle chiacchiere giornaliste. Lui stesso però ha dato una disponibilità... Evidentemente siamo lei una forza politica. Lei forse non sa, che... ma si favoleggia di una lista di prossimi ministri già nella tasca di Di Maio. Esiste? Io credo che questa sia una chiacchiera giornalistica. Ma tutto quello che i giornalisti hanno scritto finora e quello che le ho chiesto è, secondo lei, soltanto una sciocchezza. Glielo dico, non è che non lo conosco Luigi. Ogni giorno
parliamo assieme, ogni giorno siamo in contatto. Cioè, ma è possibile che noi continuiamo a dare noi giornalisti una versione così completamente alterata? Beh, lei stessa delle prima dinamiche detto, dentro il movimento. Però lei stessa prima, parlando un po' di quello che ho detto io in un video, ha detto i giornalisti speculano. L'ha detto lei. Speculano, è un modo tecnico di dire. Ah, dire tecnico. Sì, è un modo tecnico di dire, ci ragionano sopra. Ma io poi insomma non ce l'ho con poi il Movimento 5 Stelle viene molto. Insomma, noi abbiamo chiaramente contrasti con il sistema mediatico, ma non perché ce l'abbiamo contro la stampa libera, che è un potere fondamentale. Per me un giornalista libero è importante come un chirurgo. È che lo sanno quello che vogliamo fare al governo. Vogliamo che le emittenti private paghino delle tasse giuste, vogliamo cacciare i partiti dalla RAI perché qui dentro ci sono i partiti politici, vogliamo togliere tutti i finanziamenti diretti e indiretti alla carta stampata. Punto. Questa è la nostra battaglia. Chi è d'accordo, se i cittadini sono d'accordo con questa battaglia, ci votino. Altrimenti è chiaro che una parte del sistema mediatico ce l'ha con noi. Ma io poi non mi lamento mai del trattamento che subisce il Movimento 5 Stelle, perché io lo dico sempre, la presenza molto forte dei giornalisti su di noi a me ha permesso di migliorare come parlamentare, poi faccio degli errori, sbaglio il congiuntivo ogni tanto, allora, però vorrei soltanto che vorrei però, cucciuta, dottoressa Annunziata, sì, che questo stesso trattamento che ha ricevuto per esempio, che riceve ogni giorno la Raggi, venga appunto utilizzato nei confronti di tutti gli altri politici. Vediamo quanto migliorerebbero le altre forze politiche se ci fossero dei cani da guardia. I sindaci di Roma se la sono passati tutta piuttosto nera. Mai nessuno ha ricevuto gli attacchi che riceve quotidianamente Virginia Raggi. Mai Marino è stato di fatto licenziato e andato via. È dal Partito Democratico. Chiedete al Partito Democratico. Gli attacchi sono attacchi, cioè, questo è il punto. Marino è stato fatto dimettere dal notaio dal Partito Democratico. Facciamo un'altra domanda. Per vedere se anche questa è una roba su cui abbiamo completamente sbagliato posizione. La storia di Via Curtatone, lo sgombero, lei era a favore o al contrario? Non è che si può dire a favore o contro in questo modo. Io penso sempre che la legalità debba essere rispettata. Per cui se ci sono evidentemente delle situazioni intollerabili, tra l'altro all'interno di quello stabile c'erano persone che facevano reati su reati, debba essere ripristinata la legalità. Poi non mi è piaciuta la frase che ha detto quel poliziotto, è evidente. Allo stesso tempo non si possono tollerare dei cittadini che tirano delle bombole di gas contro le forze dell'ordine. Cioè, si può dire che si può dire che occorre in questo paese legalità e che tutte le situazioni debbano essere riportate appunto alle norme, alla legalità. Quindi quando qualcuno dice che la difesa della legalità contro le minoranze, in questo caso contro diciamo gente bisognosa, degli immigrati, l'unica eccetera, risposta è una lo stato cosa sociale. Di destra, a lei non fa nessuna differenza. Io sono entrato in Parlamento e ho visto appunto il centrodestra votare indecenze portate avanti al centrosinistra e viceversa. Io non ci credo più in questa divisione di categorie quasi fine settecentesca e votavo a sinistra in vita mia. Penso che appunto la battaglia del futuro non sia destra o sinistra, ma tra persone che vogliono privare i popoli dei diritti di ogni tipo, economico, sociali, civili e politici. Quindi alla Catalogna sta con la Catalogna o con la Spagna? Questa è una domanda molto interessante. Io di norma non intervengo su fatti che riguardano paesi stranieri, perché per me il principio di non ingerenza in questioni che appunto riguardano altri paesi è un principio sacrosanto. Ciò nonostante, questa è una questione relativa ad un paese che sta all'interno della Comunità Europea. Io, quando ho visto quelle immagini, cioè poliziotti con i passamontagna, ho pensato che da noi poliziotti con i passamontagna vanno a prelevare i mafiosi e gli indranghetisti. Lì hanno prelevato le urne. Per cui penso che Rajoy abbia fatto un errore politico incredibile nel spingere quell'azione e penso che l'unica soluzione oggi sia trovare un dialogo evidentemente supportato dalla Comunità Europea. Mi domando cosa ci sta a fare la Comunità Europea se neanche è capace di intervenire nella risoluzione di conflitti però, all'interno insomma, di paesi del genere. Però non è per gli autonomisti comunque fino in fondo. No, io quando i popoli comunque votano, io sto sempre dalla parte di coloro che votano, sempre. Va bene. Senta, c'è un piccolo cortocircuito che volevo segnalarle. Pier Ferdinando Casini è stato eletto presidente della commissione sulle indagini sulle banche. Grande commissione banche. Un enorme cortocircuito. Un enorme cortocircuito. Avete chiesto però di avere dentro nella presidenza un uomo di M5S per controllare la trasparenza e vi è stato dato. Sibilia, siete contenti?
No, però pensate che questo ricostituisca una legittimazione? Ci sembra il minimo sindacale, cioè il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica del Paese, è l'unica forza politica che non è mischiata negli scandali delle banche, MPS riguarda il Partito Democratico, le banche venete sono anche gli scandali collegati anche al comportamento di alcuni amministratori della Lega Nord, cioè ci sembrava impossibile appunto innanzitutto che il Presidente è impossibile sia Casini, cioè un uomo che sta in Parlamento non so da 40 anni che si è fatto sotto il naso, quindi nonostante ci sia voi farete un'opposizione a quasi tutto quello che uscirà dalla Commissione, a parte il fatto che questa commissione fatta a 3 mesi dal voto è una buffonata. È stato eletto il presidente Casini che fino all'altro ieri diceva che era puro populismo fare una commissione d'inchiesta e poi si è beccato la poltrona di presidente della commissione bicamerale, penso sia bicamerale, sì, nonostante sia anche già presidente della commissione esteri nel Senato della Repubblica, e questa commissione non farà nulla, cercherà di insabbiare quei dossier più scomodi, a cominciare da MPS per finire alle banche venete. Questo purtroppo non si fanno le commissioni d'inchiesta, l'entrata sta facendo di Sibilia, ne vedremo anche lì una buona... Ma le sembra normale appunto il Movimento 5 Stelle venga escluso quotidianamente da tutte le commissioni in questo modo? Io ero vicepresidente della Commissione Esteri e non mi hanno più rieletto, nonostante il Movimento 5 Stelle appunto sia la prima forza politica del Paese. È normale, il loro obiettivo, mi creda, non è contrastare mafia, corruzione, non è contrastare disoccupazione e povertà, è contrastare il Movimento 5 Stelle. Questo è il loro unico obiettivo. Non solo il Movimento 5 Stelle, potremmo aggiungere. Anche MDP, loro si contrastano da soli. Ci sono varie forze che non sono, come dire, di sistema. Tutto... Io non ne vedo nessuna forza che vuole cambiare le cose davvero, a parte il Movimento, non la vedo. Mi auguro che possa sorgere. Senta, ha visto chi ci ha raggiunto? Sì. Ha visto? Sa chi è? Chi sono? Sì. Ho capito più o meno di che si tratta. Sono collaboratori parlamentari. Sono esattamente, adesso continueremo la trasmissione senza di lei per, come dire, portando un po' ai nostri spettatori la voce di questi che si chiamano volgarmente i portaborse e che invece sono, come dire, un numero molto forte che fa di persone, di giovani qualificati, che fa molto funzionare... parte del funzionamento e il cui maltrattamento secondo me ha a che fare moltissimo come è una delle piccole parti, ma una sicuramente le parti della mancanza di trasparenza. Sì. La vostra posizione era molto chiara su questo. Noi vogliamo che i collaboratori dei parlamentari vengano pagati direttamente dalla Camera dei Deputati, così chi vuole fare il furbo tra i deputati e i senatori non potrà fare il furbo, perché consideri che la Camera a me dà, a tutti i parlamentari... C'è stato qualcuno anche tra voi? Non penso avete il numero maggiore, ci sia stata una causa tra un MC5S, parlamentare del Movimento 5 Stelle e un suo ex collaboratore che ha tutto il diritto di fare causa e credo l'abbia vinta, però è un altro discorso questo. Fondamentalmente la Camera mi dà 3.600 euro al mese per pagare i collaboratori, ma mi chiede di rendicontare solo il 50%, 1.800 euro. Il resto io me li posso tenere. E spesso ci sono, abbiamo visto uno scandalo tirato fuori dalla Iene recentemente, dei collaboratori che vengono pagati in nero. Se appunto fosse la Camera a pagare direttamente i collaboratori... Certo, ma d'altra parte aumenterebbe il volume, diciamo, il costo della Camera. Cioè, non lo so quante centinaia di dipendenti, no? La Camera ci costa 1 miliardo di euro all'anno, questo è il lavoro che deve fare la Camera. Tra l'altro il Parlamento europeo si comporta in questo modo. Sì, i collaboratori vengono assunti direttamente dal Parlamento europeo, ma così non ci sono parlamentari che fanno i furbi. Ma il problema non è solo dell'assunzione, vedremo, è un problema, come dire, di uso e di usi, anzi di mali usi e di mal uso di queste che sono forze, diciamo, importanti nella definizione della nostra politica e delle nostre istituzioni. Insomma, tutto va bene. Solo i giornalisti speculano e ci rivediamo la prossima volta. No, per me, io ho parlato di un colpo di Stato istituzionale, nulla questo, va bene. Questo, però tutto le sto dicendo bene, che il Movimento 5 Stelle è molto solido. Certo. Siamo tostissimi perché abbiamo anche un'occasione enorme. Siamo molto forti, siamo lanciati, speriamo di farcela appunto in Sicilia e alle prossime elezioni politiche, ma io so che non sarà facile perché le tenteranno tutte, per ostacolare il Movimento 5 Stelle, perché sanno che è finita se andiamo al governo per tanti soggetti che hanno mangiato di politica negli ultimi 30 anni. Grazie Alessandro Di Battista, auguri per il bambino Andrea, siamo tutti con lei su questo. E...